Elettroencefalogramma in trance. Nel numero di giugno 1975 della rivista del CIP Informazioni di Parapsicologia fu pubblicata una relazione del dottor Massimo Morlino su un'indagine elettroencefalografica eseguita sul medium Corrado Piancastelli, entità A, presso la seconda clinica di malattie nervose e mentali del secondo policlinico di Napoli, sotto il controllo dei professori Buscaino e D'Enrico, della dottoressa M. Vittoria Turra, del dottor Striano, dell'interno signor Russo e del tecnico signor Rotunno, oltre al professor Di Simone e al dottor Morlino, autore della relazione. L'elettroencefalogramma, come è noto, registra su un foglio scorrevole l'attività elettrica cerebrale. In stato di veglia esiste una grossa differenziazione fra l'attività cerebrale ad occhi aperti e quella considerata di veglia rilasciata, cioè ad occhi chiusi, in cui si suppone uno stato mentale di prevalente attività fantastica o quantomeno di attenzione distratta. Nel primo caso il tracciato presenta un'attività a basso voltaggio, nel secondo un'attività con dominanza di onde alfa, caratteristiche dell'uomo adulto in stato di perfetto riposo, ma anche degli stati di meditazione. La trance del medium dell'entità A è caratterizzata dalla provocazione di uno stato iniziale di vuoto mentale, gestita dal medium stesso, cui fa seguito lo stress respiratorio di cui abbiamo già parlato, accompagnato da movimenti anche bruschi. A questi segue poi l'incorporazione vera e propria dell'entità A, contrassegnata da un'attività motoria propria di persone che dialoga e gesticola normalmente ad occhi aperti. Così il dottor Morlino con l'arido linguaggio tecnico da laboratorio. Riguardo l'esperimento, senza soffermarci su altri particolari tecnici, dirò solo che esso fu condotto in presenza di diverse persone, alcune delle quali fungevano da interlocutori, mentre altre si occupavano del controllo strumentale dell'elettroencefalografo. Durante la seduta furono fatte delle domande a cui il medium entità rispondeva con un'abbondante verbalizzazione, in modo che è stato possibile registrare l'attività elettrica cerebrale sia durante l'ascolto che durante il dialogo. Il tracciato effettuato prima della trance in condizione di base è risultato normale. Nella fase di induzione, sia nel periodo di quiete motoria per realizzare il vuoto mentale, che nel periodo animato da sforzo e movimento preludente la trance, troviamo nel tracciato elettroencefalografico caratteristiche più simili a quelle delle condizioni di controllo a riposo con occhi chiusi che a quelle di veglia attenta con presenza di alfa di ampiezza più ridotta. Durante la fase di trance vera e propria, e questo è forse il reperto più interessante, ritroviamo la presenza di alfa anche ad occhi aperti ed in situazioni che, per tutti i parametri di descrizione di stato funzionale e comportamentale, dobbiamo descrivere come di veglia, attivamente attenta e addirittura attivamente impegnata in espressione comportamentale. La presenza di ritmo alfa non trova una sufficiente spiegazione. Contemporaneamente il medium veniva sottoposto al test di Rorschach. Questo è uno fra i più attendibili test proiettivi, in grado di fornire una valutazione globale della personalità, specie in quella psichicamente disturbata, nelle sue varie dimensioni, intellettiva, affettiva, conativa. Dal test risultò l'assenza totale di sintomi di psicosi o nevrosi, che pure sono comuni, almeno in misura minima, ad ognuno di noi e quasi fisiologici. Questo reperto,
in aggiunta a quello EEG, realizzato prima della trans nel secondo policlinico napoletano, costituisce un accertamento in più che, aggiunto alle deduzioni precedenti, è in pratica una diagnosi di sanità mentale.